Per la rubrica Il personaggio abbiamo oggi ospite di Informa 360 Magazine Alessio D'Onofrio, che con il papà Nazario e il fratello Gianluca sono al timone dell'azienda vitivinicola Cascina del Colle di Villa Magna. Noi siamo qui con Alessio non solo per chiedergli un po' di, diciamo, le difficoltà che il mondo del vitivinicolo sta affrontando con l'emergenza coronavirus, ma soprattutto anche per fargli raccontare un'esperienza, un'idea che hanno lanciato proprio oggi, in assenza di fiere, soprattutto della fiera della vetrina più importante che abbiamo in Italia, in Europa, che è il Vinitaly. Diciamo, l'azienda, la cantina ha lanciato, adesso poi ce lo racconterà proprio Alessio, un contest che si chiama Il nostro Vinitaly a casa tua. Quindi adesso ci racconterà un po' di queste degustazioni da remoto. Alessio, grazie per essere qui con noi oggi Grazie a voi, grazie a te Monica. E subito proprio qual è la situazione che le cantine stanno vivendo oggi con questa emergenza? Sì, innanzitutto grazie per averci coinvolto e poterci dare, diciamo, il diritto di parola in questo momento. Parlando strettamente della nostra realtà, ma penso poi di abbracciare un po' la maggior parte, noi siamo un'azienda che da sempre, da anni, lavora comunque esclusivamente col canale Horeca. In questo momento sappiamo benissimo che è un po' il più colpito in quanto la ristorazione, le enoteche o comunque i bar insomma, e omologhi praticamente obbligatoriamente fermi. Non abbiamo sicuramente la temperatura di quella che sono le aziende che hanno la grossa distribuzione, quindi comunque dove supermercati o comunque attività dove riescono ad avere apertura, quale possa essere, diciamo, la difficoltà. Noi dal canto nostro possiamo dire sicuramente che è un momento molto molto difficoltoso, difficile, inevitabile. Siamo il settore comunque agricoltura e paradossalmente siamo anche un po' ibridi perché in realtà i lavori in campagna devono andare avanti inevitabilmente per preparare la prossima stagione. Ma allo stesso tempo la parte poi strettamente della commercializzazione è chiaramente più ferma e più sospesa. E questo chiaramente ci dà un po' dal lato la difficoltà, dall'altro inevitabilmente deve farci aguzzare l'ingegno per cercare di trovare comunque vie alternative per continuare a servire sia i clienti, il cliente finale. Ma nello stesso tempo, cosa molto importante secondo noi, quello di non rompere il canale della filiera, in quanto la nostra azienda, sono, come detto da sempre, si affida comunque a distribuzione e rivenditori di zona. E proprio da qui è nata anche l'idea di voler collaborare con chi garantisce una consegna a domicilio nei vari territori, sia italiani, regionali, ma soprattutto fuori Italia. E cercando di rispettare anche come valore etico quella che è stata la collaborazione per decenni con la filiera della distribuzione. Comunque presidia, conosce il territorio e soprattutto lo ha sempre servito in maniera onorevole. Sì, l'idea, ecco, che dicevi appunto tu, accennavi tu, è quella di cercare di portare un po' più, ridurre un po' le distanze e portare in questo caso nei salotti o nella casa delle persone. È un po' quello che stiamo cercando di fare. Quindi diciamo un po' al Vinitaly, ovviamente è una manifestazione che conosco da giornalista e che frequento, quindi un po' come accade in un Vinitaly, qui l'utente, in quel caso il visitatore, in questo caso da remoto l'utente, si avvicina, chiede, degusta, quindi voi farete un ciclo di video. Così video degustazioni anche per informare un po' anche divertenti, no? Che affiderete a vari membri dell'azienda, a vari giornalisti, chef, dei salotti di approfondimento, chiamiamoli così, dei talk, sempre da remoto. E quindi, diciamo, il vostro obiettivo è quello di far conoscere anche il bere bene, il bere consapevole. Spiegando anche magari quelle che sono le differenze tra i vitigni, i metodi di vinificazione, penso per esempio alle bollicine piuttosto che ai
ai vini così magari che hanno un invecchiamento, un affinamento più lungo, che riposano un po' come stiamo riposando noi adesso, no? Per preservare Forzatamente. diciamo, la salute di tutti, e accade un po' anche per il vino, quindi farete un po' questo. Sì, diciamo che l'idea è nata un po' così, confrontandoci un po' anche in azienda e con i nostri appunto, collaboratori e partner, volendo dare un pochino, tengo a precisare innanzitutto che quest'anno, dal 2002, per la prima volta, come tutti chiaramente forzatamente, non parteciperemo fisicamente al Vinitaly, quindi per noi diciamo è un po' come un capodanno aziendale, perché il Vinitaly è sostanzialmente l'evento più importante, il primo che abbiamo fatto come azienda dal 2002, quindi un po' ci mancherà a livello anche affettivo il fatto di appunto di quei tempi frenetici. Però noi non, diciamo, non ci siamo abbandonati a quest'idea. Allora abbiamo voluto appunto lanciare il nostro Vinitaly a casa tua, cercando di provare a portare quelle persone che, anche se passavano per un semplice saluto, che erano le abituali del Vinitaly, possano un po' essere più vicini e non perdere, diciamo, la confidenza con, chiamiamolo, questo salotto importante del vino. Diciamo che la strutturazione è un po' quella di creare questi appunto video incontri, video degustazioni, dove chiaramente non vogliamo essere stucchevoli o comunque annoiare, ma è un semplice un confrontarsi, un parlare, cercare di far conoscere un po' meglio i prodotti, approfondirli, poi negli eventi, comunque nelle situazioni successive, anche un po' rispondere a quelle che possono essere delle domande, delle delucidazioni sia del privato, quindi dell'utente finale, ma anche poi dei partner stessi che comunque divulgano il nostro prodotto. Speriamo che sia una cosa simpatica, che ci faccia anche un po' divertire e alleggerire queste giornate che possono poi risultare anche un po' monotone o pesanti. Ci sarà anche così diciamo, un video aperitivo che sostituisce un po' la scampagnata bio, perché voi comunque nella vostra, proprio tra le vostre mission, c'è cioè quella proprio del rispetto della natura e soprattutto avete anche in tempi non sospetti puntato sul biologico. Sì. E quindi diciamo, questa attenzione alla natura che forse in questo momento storico è anche un invito a riflettere sull'importanza di prendersi cura della natura sempre. Forse l'abbiamo anche un po' troppo sfruttata negli ultimi 20 anni. Assolutamente sì, e tengo anche a sottolineare il fatto che l'azienda è biologica dal 1997, quindi anche questo è un motivo di orgoglio del fatto di non aver scelto, quindi dall'inizio della sua esistenza come azienda agricola, di non aver voluto sfruttare, come si vuol dire, la moda o il trend, il must del momento del bio in quanto avesse più appeal sul mercato. L'azienda crede in quello che fa, è molto motivata nel portare avanti questi principi, ma soprattutto, come hai detto tu prima, è attenta a quello che è il rispetto anche. Quando diciamo, l'Italia è stata colpita all'inizio, già insomma, fine febbraio, con l'episodio di primi focolai in Lombardia e in Veneto, prima ancora che insomma, ci fosse il lockdown e l'Italia fosse tutta zona rossa, gli stranieri, e soprattutto prima ancora che gli altri paesi stranieri, che per voi sono dei mercati target, sono i vostri clienti, come vedevano questa situazione? Cioè si preoccupavano, vi contattavano, comunque voi continuavate a vendere il vino? Allora, sinceramente la nostra azienda si è affacciata da poco sul mercato asiatico, per parlare, diciamo, da dove un po' è partito tutto. Quindi inizialmente, soprattutto i mercati europei, forse hanno preso anche un po' con scetticismo questa situazione, in quanto noi pensiamo sempre in una globalizzazione dove pensiamo di stare comunque a poca distanza. Invece questa volta abbiamo un po' sottovalutato il fatto che neanche a farlo apposta, purtroppo ogni mondo è paese, quindi tutti pensavano che fosse molto lontano, che fosse inarrivabile, fosse qualcosa che non colpisse in quanto ci separavano tanti chilometri, ma purtroppo questo male invisibile che ci sta attanagliando non fa distinzione, diciamo, di latitudine e localizzazione. Noi nei mesi di gennaio e febbraio, faccio un esempio dove comunque il mercato era ancora, diciamo, sotto controllo da questo punto di vista, non abbiamo percepito grosse preoccupazioni. Chiaramente poi col passare del tempo, ma soprattutto nel momento in cui la situazione si è
precipitata sul territorio italiano, anche i partner europei comunque hanno iniziato un attimino ad andare in difficoltà, più che altro come percezione. Dopo, nel momento in cui ogni paese comunque ha iniziato a restringere e andare in cosiddetto lockdown, giustamente tutti quanti un pochino si sono contratti, perché oggettivamente poi, essendo una cosa anche molto imprevedibile, anche nell'aspetto, diciamo, imprenditoriale c'è sempre un po' di timore, quindi ci si ritrae anche in maniera preventiva, un po' a scudo. Diciamo che marzo sicuramente è stato un mese di tanta incertezza, quindi un po' di, tra virgolette, panico commerciale su come fare, su come non fare, quando ripartire, se ripartire. Insomma, ci sono state tante dinamiche proprio di approccio molto molto delicate. Dico che in questo momento l'estero, che comunque era un canale forte, un pochino a fase alternata, cerca di muoversi, ma con tante difficoltà, tra l'altro nei trasporti, nel tipo di clientela che si ha, perché chi faceva appunto il canale Horeca, chi faceva il porta a porta, chi faceva il privato, chi faceva, diciamo, un certo tipo di lavoro, quindi ognuno si è dovuto un po' riadattare in base alle situazioni che hanno nel proprio paese. Infatti, diciamo che la quota di mercato dell'Horeca è stata ormai praticamente assorbita o dalla grande distribuzione, che però insomma ha anche dei limiti nei confronti di voi produttori, perché tende comunque ad avere una, diciamo, una pressione, soprattutto una politica di prezzo che forse ha ovviamente a loro vantaggio e a discapito della filiera. Però proprio anche da un punto di vista così anche sull'online, cioè diciamo si è spostato moltissimo l'acquisto da parte appunto o attraverso delle piattaforme oppure contattando in molti casi direttamente quelli che avevano l'e-commerce o come nel vostro caso affidandosi a dei partner, quindi ai distributori che diciamo sono con voi nella buona e nella cattiva sorte, potremmo dire, no? Perché comunque magari cose che potevate fare anche in house, cioè anche da soli, Sì. avete comunque preferito farle rimanere in capo a loro per fatto immagino anche di correttezza e di etica nei confronti dei vostri partner commerciali e a tutela della filiera. Assolutamente sì, e chiaramente la precisazione va fatta chiaramente per quanto riguarda il rispetto e l'etica del distributore, o comunque colui che ci ha permesso di penetrare i mercati dove servono. Dall'altro lato è chiaro che la cantina non è che vuole mettere in secondo piano quella che è l'esigenza dell'utente finale, perché sostanzialmente l'utente finale sappiamo benissimo che deve comprare la qualità del prodotto, chiaramente al miglior prezzo offerto, senza poi cannibalizzare tutto il resto. Però noi pensiamo che comunque dal nostro punto di vista sia importante e corretto rispettare la filiera per non farla rompere in futuro, perché comunque, come detto prima, chi presidia il territorio lo conosce, a modi per servire il cliente sul territorio più agevoli e più, diciamo, servizi meglio strutturati, ma nello stesso tempo è chiaro che inevitabilmente, come già lo è stato un po' negli ultimi anni, quello che è stato l'impatto delle piattaforme della vendita online, inevitabilmente bisogna anche un po' riadattarsi e reinventarsi nel momento in cui si vive. E, ripeto, è imprescindibile il fatto che la sopravvivenza, come è stata nella storia dell'umanità, è chi riesce prima ad adattarsi al cambiamento. Questo il cambiamento un po' ci suggerisce questo, noi dobbiamo essere comunque ferrei nel mantenere alta la qualità dei prodotti che è alla base, la correttezza commerciale, quindi non svendere il prodotto in maniera selvaggia, che è comunque un'arma a doppio taglio, nello stesso tempo rispettare le persone, perché comunque dietro le piattaforme, dietro i distributori, dietro gli utenti comunque ci sono persone che lavorano, quindi distruggere una filiera vuol dire anche mandare a casa molte persone che lavorano e molte persone che lavorano a loro volta poi non reinvestono quei soldi sul mercato che comunque globalizzato, ma che comunque esiste. Quindi questo per noi è un valore fondamentale da quando abbiamo avviato l'attività, da nostro padre, quindi cercheremo di portarla avanti al miglior modo possibile. Grazie Alessio, grazie per questa iniziativa
che è appunto il nostro Vinitaly a casa tua e faremo, insomma, sicuramente seguiremo anche noi e ci allevierà un po' la sofferenza della quarantena che durante le festività è anche più pesante e poi grazie soprattutto per aver condiviso con noi quello che è un po' così, il sentimento del settore vitivinicolo. Buona Pasqua e speriamo di riaverti presto nostro ospite. Grazie ad Alessio. Grazie a voi per lo spazio e, come abbiamo detto in precedenza, non molliamo, restiamo ancora a casa per un po' e vi aspettiamo.